Invitiamo tutti a vederci, anche i ciechi più ostinati. Questo è il messaggio provocatorio lanciato durante Occhi Aperti, un weekend di eventi interamente dedicati al tema della lotta alla camorra svoltosi a Capri. Una a tre giorni promossa dai giovani dell'associazione Capri Film Festival all'insegna di spettacoli, proiezioni, teatro e dibattiti, tutti ospitati nella chiesa di Santa Teresa. Ad accompagnare il messaggio Occhi Aperti, le immagini shock dell'omicidio di Mariano Bacio Terracino, catturato da un circuito di videosorveglianza del rione Sanità a Napoli l'11 maggio del 2009, quelle immagini riprendevano la scena dell'uccisione tra la celata indifferenza dei passanti e, diffuse dalla Procura di Napoli, servirono qualche giorno più tardi ad identificare il killer facendo il giro del mondo. Nel corso dell'evento è andato in scena il monologo Il Macero, interpretato dall'attore Roberto Solofria. La strage di Castelvolturno è stata invece ricordata con la proiezione del film di Guido Lombardi La Bâche. Molto toccanti le immagini del documentario Vita sotto scorta, realizzato da Duccio Giordano, al quale è seguito un dibattito pubblico con la partecipazione dei magistrati della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, Alessandro Milita e Catello Maresca. Il dibattito è stato coordinato dal giornalista e scrittore Gigi Di Fiore. Al PM Maresca abbiamo chiesto un commento sul rapporto tra camorra e istituzioni locali. Il rapporto tra le istituzioni e la magistratura è un rapporto da sempre complicato, anche perché le istituzioni dovrebbero favorire il buon andamento della giustizia, spesso per problemi di natura prevalentemente economica questo non accade. E auspichiamo quindi tutti in una sinergia unitaria verso il raggiungimento di risultati comuni che sono rappresentati sostanzialmente dal buon andamento della giustizia. La giustizia in Italia ha infatti un effetto immediato, che è quello relativo alle condanne, alle pene, e un effetto che potremmo dire mediato, che va anche ad incidere per esempio sul buon andamento dell'economia, perché gli investitori stranieri ovviamente vedono male un paese che amministra male la giustizia, per cui in questo senso è auspicabile per il futuro, ma dall'immediato anche da domani, che si possa raggiungere una sinergia verso il raggiungimento di obiettivi comuni.